non voglio far vedere che c'ho Nikon, c'ho Canon, c'ho Sony, Pentax, a me non me ne frega una sega di queste cose qui. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui è il vostro Bart Quiet che vi parla, che vi saluta. Ragazzi, sono qui a fare questo video di servizio, tra virgolette, per dirvi che non sono morto e non sono nemmeno diventato urban, anziché wild. Come vedete sono sempre in queste location wild, sono in un lago ragazzi che per i più fedeli riconosceranno questo lago qui, perché abbiamo fatto uno dei primi shooting in freestyle, qui sopra pigia per vedere il video se non l'hai visto. Comunque ragazzi, come avevo anticipato, sono morto e ho preso da un progetto e sto portando avanti, e quindi il mio focus è tutto là sopra. Però a breve, insomma, sarà pronta questa novità, ragazzi, che riguarda il canale. Sono sempre qui, dedicato 100%, 100% alla fotografia. Comunque, ragazzi, a tal proposito, vi ricordo che ci sono i calendari mio di Mr. Wild, quindi il calendario più wild del 2019. Lo trovate qui sotto in descrizione. Poi anche quello dell'Elena, per chi vuole il calendario più sexy dei team. Quindi qui sotto, ragazzi, vi lascio in descrizione il link. Comunque, volevo raccontarvi qualche retroscena della macchina fotografica, di che è successo della mia macchina fotografica, mia Nikon D750, di quando è cascata nel video di Natale, perché almeno magari qualcuno ci si potrebbe ritrovare, o comunque qualcuno non ha capito bene che è successo, anche a causa di vento che si è messa a dire: ah, Magic Trails, speriamo non si sia rotta. Ti giuro, sono infarto. Posso iniziare a fare Magic Trails? Sono buone. Allora ragazzi, cos'è successo? Praticamente la tracolla, nonché Magic Trails, l'avevo messa non tanto bene, non l'avevo strinta bene. E quindi che è successo? Facendo foto 24/7/365 all'anno, dai oggi, dai domani, si è allentata sempre di più, finché nel video di Natale ha deciso di farmi il regalo, praticamente, la tracolla. E quindi ha preso, si è slacciata, si è aperta e la macchina è cascata per terra, come avevi visto nel video. Però ci tengo a precisare che non si è rotta la tracolla. Ora questo lo dico perché diverse persone mi hanno detto: guarda, avanti con la tracolla, ti si è rotta la macchina, eccetera. Ragazzi, non è colpa della tracolla, è colpa di questo coglione che vedete in video, che non l'ha strinta bene, non l'ha messa in modo corretto, e quindi si è allentata ed è cascata. Questa cosa mi era già successa anche con la Nikon D7000, con la tracolla originale, quindi original tracolla, e mi si era sfondata, insomma, mi era cascata la macchina. E però per fortuna non mi si era rotta, che la porta lì. Comunque questo PDV apparentemente non sembrava molto rotta la macchina, in realtà un pezzo si era proprio bucato dietro, e quindi non ci sono stati problemi alla lente, per fortuna. Però cosa ho fatto, ragazzi? Praticamente l'ho portata all'assistenza della Nikon. Quindi questo è il consiglio che vi do se vi dovesse succedere anche a voi una situazione di genere. Sono andata all'assistenza della Nikon e gliel'ho fatta vedere. Praticamente mi hanno cambiato tutta la mascherina dietro, tutto il pezzo dietro della scocca della macchina, mi è stato sostituito, e quindi per fortuna ho speso anche poco, ho speso 150 euro, e già che c'ero ho fatto fare anche una bella pulizia di sensore, almeno il sensore è clean as fuck. E quindi insomma vi volevo dire questa cosa qui, giusto per una curiosità, dato che c'è chi mi aveva chiesto: Varte, ma che è successo alla tua macchina Magic Trails, eccetera. Quindi ragazzi, tutto risolto, sono tornato carico as fuck e con la macchina come nuova praticamente. E soprattutto, appunto, non è colpa di Magic Trails, ve lo volevo dire, non tanto perché ci abbia un interesse, ma giusto per scoop, diciamo. Almeno tutti gli dicono: Varte, Magic Trails ti ha rotto la macchina. No, sono stato io, coglione. E tra parentesi ragazzi, Magic Trails è una cosa che ho inventato io il nome, perché tanti ragazzi sono nuovi sul canale e non sanno la storia. Vi lascio qui sopra il video originale di quando mi venne l'idea di parlare di questa tracolla, perché appunto colgo l'occasione per accennarvela adesso, che dietro Magic Trails c'è una philosophy, una filosofia, uno stile di vita, un lifestyle, ed è quello di dire: non voglio far vedere che c'ho Nikon, c'ho Canon, c'ho Sony, Pentax, a me non me ne frega una sega di queste cose qui, non sono le cose che contano. Invece molte persone, soprattutto anche nel mondo fisico, quindi non solo online, tutte le volte mie danno, mi fanno: ma te sei neonista o canonista? E io dico: guarda, a me non me ne frega una sega, perché io ho sia Nikon che Canon. Perché ora il video si sta facendo adesso, ragazzi, è fatto una Canon, che a dirvela tutta c'è la tracolla Nikon attaccata, e le foto le fo con Nikon. Ma se domattina mi sveglio uso anche la Sony, se voglio. Quindi non me ne frega un cazzo, non è la marca che fa la differenza, e non sono queste le cose che contano. Non bisogna sempre stare a fare delle categorie. L'unica categoria dove pensare è Team Wild, essere in Team Wild, e quindi pigiare iscriviti e avere questa filosofia, ragazzi, di non stare a giudicare gli altri in base alle marche che c'hanno e queste cose qui. Siamo tutti fotografi, siamo tutti wild su questo canale qui. Quindi ragazzi, spero abbia fatto piacere, rivedermi, e comunque tornerò presto. Ma su Instagram sono sempre attivo, always active, e quindi seguimi su Instagram se ancora non mi segui. E nelle prossime settimane tornerà tutto regolare con me, con tutti i miei amici Team Wild. Questo video è fatto da Tasi, fotografer Tasi, sempre fedele, e mi sta aiutando in questo progetto, ragazzi. Quindi in descrizione vi lascio il link del suo Instagram, andate a seguire anche lui. Vi saluto ragazzi, e ci si vede quanto prima in un nuovo video.